Questo doveva essere Francesco, però confrontandoci sull'identità di questo incontro abbiamo pensato che fosse più indicato che venissi io. Anche se lui è più bello, mi dispiace. Mi beccate me stasera. Allora, perché sono qui? Beh, intanto grazie per la presentazione splendida. Ti chiedo anche di aiutarmi se inizio ad andare a campi, cosa che mi capita spesso. E, perché sono qui? Perché noi da molto tempo sposiamo varie campagne che sostengono situazioni problematiche, diciamo. Allora, negli ultimi mesi stiamo sostenendo una campagna che si chiama Time for Syria, la trovate come hashtag su Twitter e su Facebook. E, comunque è una campagna sostenuta da APSI e si tratta soltanto di donare 10 euro che per la Siria cambia molto, insomma, lì la situazione è davvero drammatica. Comunque questo nostro interesse è nato per caso, come per caso ci è arrivata una mail da un certo Don Mario Cornioli che ci chiedeva di andare a fare un concerto in Israele, a Betlemme. Un posto abbastanza strano, insomma, per chiamare una rock band. Noi sempre inconsapevolmente abbiamo accettato senza sapere cosa ci aspettava. Arrivati giù abbiamo visto delle situazioni davvero problematiche, siamo entrati in contatto comunque con la gente del posto, abbiamo fatto un giro non di quelli solo a vedere, diciamo, le pietre che parlano, perché lì comunque quando arrivi senti che c'è qualcosa, ve lo consiglio come viaggio. Siamo entrati in contatto con questa gente che ci spiegava le loro problematiche. Ho parlato con ragazzi più giovani di me che mi spiegavano che, pur sapendo cosa c'è fuori, visto che hanno internet e hanno la televisione, loro non sarebbero mai potuti uscire da Betlemme, che sono più o meno 10 km quadrati dentro un muro. E loro sanno che c'è fuori, ma non possono andarci, sono chiusi lì. E oltre a queste realtà, diciamo che un fattore collaterale di questa cosa è l'alta concentrazione di bambini portatori di handicap. E lì siamo entrati in contatto con la casa che ha costruito questo prete che ci ha chiamato, una casa sostenuta da delle suore per lo più argentine o arabe, si chiama Suore del Verbo Incarnato. E il primo anno era un garage, il secondo anno, quando siamo tornati, era già diventata una casa di 2 piani, grazie all'aiuto delle persone che venivano in contatto, e lì ti rendi conto quanto può fare un aiuto anche da qua per delle persone che stanno soffrendo lontano. E quindi l'anno scorso abbiamo deciso di fare questa campagna che si chiamava Natale ritorna alle origini, visto che Betlemme è Natale. E quindi, in concomitanza con tutti i nostri concerti di dicembre, scusatemi, abbiamo fatto una raccolta di fondi ed è andata molto bene. Abbiamo visto che mostrare nel concreto alle persone cosa succede là e qual è la sofferenza, farlo vedere e portarlo in giro. Noi facciamo vedere dei video nei nostri spettacoli e tutto quanto. Questo serviva, e infatti abbiamo visto che, cioè, è stata molto sentita la sensibilizzazione delle persone. A gennaio sono andato giù a portare questi soldi raccolti. Sono andato giù di persona perché ci tenevo, perché quando entri in contatto con delle realtà così succede che ti innamori. E io effettivamente mi ero innamorato dell'essenza di quei bambini che noi non definiamo normali, ma quando ci sta insieme non si capisce più dove inizia e dove finisce la normalità.
E quindi sono andato giù, noi i soldi oltre che per loro li avevamo raccolti anche per degli anziani, in ospizio sempre lì a Betlemme. E niente, se volete vi racconto un po' di questa esperienza. Come l'hai vissuta anche tu a livello proprio emozionale, no? Allora, a livello emozionale, ogni giorno gioie, dolori, crisi e soddisfazioni, diciamo. Ho visto delle persone entrare, piangere, andare via e non tornare più anche. Perché effettivamente l'impatto è duro. L'impatto è molto duro. Lì ci sono dei bambini dai 3 ai 20 anni anche, con problemi grossi, mentali e fisici. Prima sentivo dire ai ragazzi, quello che ti danno è tanto, cioè nel senso mi sono reso conto che veramente è l'amore quello che conta. Nel senso che se tu dai in maniera incondizionata, perché l'amore alla fine è il contrario del volersi tenersi qualcosa, dell'aspettarsi qualcosa. L'amore libero, cioè nel senso donare qualcosa, non è che ti ripaga soltanto, ti rinnova. E per dirvi, lì c'era la mia preferita, la principessa, che però non può essere preferita perché sennò si ingelosiscono tutti gli altri. E allora questa ragazzina ha dei problemi per cui non è dura, è tutta stecca, non comunica bene. Prenderla soltanto in braccio, farla camminare, vedere come si protende, è una cosa, cioè non so nemmeno io come quantificare il bene che ti può fare, perché prima nello schema tu dicevi controcambio, giusto? Qualcosa del genere, quello che dai, dicevi, in verità, quello che ho sperimentato io è che tu parti pensando di essere un supereroe perché credi che porterai del bene e in verità lo stai facendo perché sai che tornerai cresciuto, rinnovato e che non riuscirai mai a dare tanto quanto quello che riceverai. Quindi, perché consigliare appunto ai ragazzi il volontariato? Comunque essere cittadini attivi e non poltroni. E che purtroppo è una delle problematiche più grosse che c'è adesso nell'adolescenza, no? Il fatto che non riescono alcuni ad attivarsi, no? Ci addormentano un po'. Noi abbiamo un buon esempio con i ragazzi di esperienze forti che io. Allora io dico sempre quando li incontro, voi siete i giovani, no? Gli adulti, sai, molto spesso dicono che i giovani non fanno niente, ma alcuni effettivamente sono un po', si addormentano un pochino. Perché consigliare questo? Beh, innanzitutto volevo fare i complimenti a Esperienze Forti perché io sono venuto a conoscenza stasera e penso che sia veramente una realtà molto importante. Spero che facciate un sacco di pubblicità nelle scuole. Quando io andavo a scuola forse questa cosa qua mancava un po', però mi sarebbe piaciuto tanto. Comunque, guarda, ti racconto un aneddoto. Una volta a Vicenza fanno un ultimo dell'anno, si chiama Ultimo con gli ultimi. Lì vai, ti iscrivi e ti mandano a vedere delle realtà. Sono andato a fare la tombola con le signore anziane di un ospizio con problemi. C'era sta signora incazzata come una bestia. No, io non gioco, io non suco, io non suco, io non suco. Il momento in cui con insistenza sono riuscito a entrare in sintonia con lei, perché ho detto una cosa fuori dal mondo. Però quel momento me lo ricorderò per tutta la vita. Poi siamo diventati amici e abbiamo giocato tutta la sera, è stata una sera bellissima, ma solo per la soddisfazione che puoi avere di una cosa così piccola, che è dal piccolo
che si parte, vale la pena fare delle esperienze così e dare una mano ai più piccoli, ai più indifesi, alle persone bisognose. Okay. Io ringrazio, se avete le domande da fare a Emma, che avete qui, potete anche farle. Domande anche non sulle foto, magari. La frase. Devo averle chiesto se faceva snowboard. Ma sto scherzando davvero, è stato qualcosa ma di assurdo, ma proprio assurdo. Adesso non mi ricordo, ma era fuori da. Devo averle chiesto se faceva snowboard. Vedi Matteo, Francesco colpisce le giovani, le anziane. Va bene, direi che ti ringraziamo. Grazie a voi e complimenti ancora davvero.